È una ornella vanonica, una peli sulla lingua, quella che si vede che si palesa a Belve, il programma di Rai 2 condotto dalla compagna di Enrico Mentana, ossia Francesca Fagnani. Nell'ultima puntata chiude infatti la stagione con personaggi di grande spirito, di grande fascino, tra cui anche la simpatica Ornella Vanoni. La famosa cantante si racconta a 360 gradi con una domanda che all'inizio di esordio pone la donna in una condizione di pura ironia. Che belva si sente? Avrebbe chiesto la Fagnani. Risposta di Vanoni. Un cavallo, un cane, ma in maniera maggiore una mucca. Perché? Punto interrogativo, chiede la Fagnani. Ornella gli avrebbe risposto perché la amo. Io adoro infatti l'odore dell'erba, ma anche l'odore pungente della cacca. Inutile dirlo, ma lo faccio lo stesso. Forte risata del pubblico. La Fagnani quindi cerca di fare domande anche più, chiamiamole, interessanti, no? Più, diciamo così, intime. Infatti avrebbe disvelato la stessa Vanoni che avrebbe girato quando era giovane senza mutande. Ma davvero avrebbe chiesto la Fagnani per quale motivo? Ma io tanti anni fa in casa stavo sempre con le mutande, però ebbi un periodo in cui ne avevo due, una nera e una bianca, a volte però le andavo a mettere in maniera uguale, cioè insieme. La sera uscivo con i tacchi a spillo, un vestito lungo e basta. Non avevo le mutande addosso. Ma perché bisogna essere obbligati a portarle? Punto interrogativo. E quindi la bella Ornella, diciamo che non tralascia anche aneddoti divertenti, o meglio, piuttosto intimi della sua vita, dicendo addirittura che si sarebbe fatta le canne. Si farebbe le canne, va bene? Addirittura se ne farebbe una al giorno. Sarà vero, sarà falso. Ai posteri, darò sentenza. Certo è che i momenti di ironia, di simpatia e di spettacolo, la bella Vanoni non li ha tralasciati e ce li ha elargiti a Belve con Francesca Fagnani. Da narratore italiano è tutto. Questo video ovviamente non vuole ledere la privacy di Ornella Vanoni, la cantante, ma solo informare eventuali persone. Nasce solo per questo motivo, non per altri motivi. Ciao da Leandro, narratore italiano.